Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni, faccio cose e ho ceduto a legarmi i capelli anche se non mi piaccio, però preferisco, appunto, come dicevo nell'altro video, diventare allo stato liquido. Oggi vlog del mio esame di canto e poi del concerto di Niccolò Fabi stasera, altrettanto. Però quello di gioia, cioè un po' di ansia, ma più di gioia. Tra l'altro, ci tenevo a farvi vedere questo, che è il vestito anni 50 di cui vi parlavo, di cui vi ho parlato per più video, piuttosto ossessivamente, che mi piace un sacco e l'ho messo oggi, magari mi porta bene per l'esame. Ragazzi, a scuola e me la sto facendo sotto, letteralmente, anche perché. Boh. Perché sì, perché è un esame. ma mi hanno sentito provare due compagne prima e mi hanno detto sei bravissima, quindi boh, vabbè. Aiuto. Sono la prossima. Aiuto. Uscire, adesso mi devono dire il voto. Ragazzi, ho preso 9, ce lo dico e non lo credo perché stavo agitatissima e a un certo punto mi ballava pure il suono, però vabbè. Meglio così, e ora urge cibo perché io è da stamattina che non mangio nulla perché mi appesantisco se mangio prima di cantare e poi non riesco. E poi soffro di reflusso, quindi mi avrebbe fatto male due volte. Tanto quando ho l'ansia io non ho fame, quindi perfetto. Adesso però sì. Vediamo dove andare. Preso la carbonara e me la merito con la Coca-Cola. Probabilmente mangerò fuori anche stasera. Sì, lo so, ragazzi, sto sgarrando malissimo oggi, ma voi non avete idea quanto ho faticato per questo esame. Devo festeggiare in qualche modo. Ehi, vlog, sono a casa, sto un attimo sul letto a riprendere le mie piene facoltà mentali, perché poi devo andare a farmi la doccia e andare al concerto e yay! Sono le 6, 7 meno 20, quasi, e io sono tornata a casa che erano verso le 6. Dovevo avere l'esame alle 14:50, c'era scritto sul sito, insomma, della scuola, e invece l'ho avuto tipo un'ora dopo. Poi ho cercato un posto dove mangiare perché non avevo nessuna intenzione di mangiare dopo essere arrivata qui a casa perché erano già quasi le 5, quindi niente, adesso mi prendo questa mezz'oretta di riposo. A dopo. Questo è l'outfit per stasera. Ho
Ho scelto qualcosa di carino ma anche comodo, anche perché ci sono canzoni tipo Lasciarsi un giorno a Roma, su cui solitamente tutti ci alziamo e corriamo verso il palco e zompiamo e insomma niente da scarpe coi tacchi, direi assolutamente, anche perché un concerto non è un'occasione da scarpe coi tacchi, però c'è cioè, quelle volte in cui vuoi essere sia caruccia che però stare comoda. Penso di aver abbastanza raggiunto il compromesso. Ragazzi, ci stiamo, che ansia, che ansia, che ansia, si erano mezze spente le luci prima, oh mio Dio. Anzi che ho fatto l'esame di canto oggi, non riesco manco a urlare bene. Non so quanto mi vedete. Comunque. Ah, grazie la luce. È stato bello, 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 bello. Aiutatemi a di bello. Sì, grazie Simo. Avete visto i miei deliri, li ha visti anche mia madre, perché lui le ha mandato il video. Dai, no, bello, bello. Mi dispiace che non ho potuto salutarlo. Covid, maledetto! Quando ricomincerò a stalkerare Nick? Adesso andiamo a mangiare il kebab. Buono il kebab, ho fame. Fame. Tutti insieme, i concerti. Differenza tra il mio kebab e il suo kebab. Cioè, piccolo, cioè no, medio e grande. Va bene, ok, deve mangiare, ciao, se no si incazza. Ehi, vlog, sono appena arrivata a casa, sono stanca morta, non so se rendo l'idea. Praticamente oggi non mi sono mai fermata, giusto quella mezz'ora che mi avete visto, insomma. Però è stata anche una giornata molto molto bella, sono un sacco soddisfatta. Noi ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà né cosa sarà, però sicuramente ci sarà. Se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Vestiti di fiato che metterò qui da qualche parte. Ciao!